Tirateli giù! No! No, no! Allora, dov'è? È forse quello là truccato da donna? L'informazione che mi hanno dato era sicura. Credi che mi sia divertito a fare quella galoppata sotto il sole? Ti risparmio la sudata del ritorno. Mio padre non vuole informazioni sicure. Vuole la pelle di quel bastardo! Thank you.
muoviti! E sbrigati anche tu con quei piedi! Forza, svegli con quella pillola! Ragazzi, su, preparatevi! Pronta? Ragazzi! Voglio passarti in casa! Arrivano! Ah, sorridi, presto! Venite, venite a vedere la meraviglia! Gli abissi marini non hanno più segreti! La donna sirena, l'unica vera sirena! Cittadini, venite, venite a vedere la donna condanna! Un'altra mano? Sì. Lascia perdere. Oh, il becchino, siediti. Meglio seppellire i morti che farsi fregare dai vivi. Alludi a me? Perché? Hai la coscienza sporca? Vuoi insinuare che sto barando? No, non ho detto questo. O hai paura di ripeterlo? Beh, un po' di paura, sì, perché tu hai, come si dice, l'asso nella manica. Sono disarmato. A questo si rimedia subito. Guarda, guarda. L'asso di cui parlavo. Su, presto. Andiamoci. Ancora. Ma tu perché non ti compri una pistola? Non so sparare. Impari. Non è facile. Guarda, mi tremano le mani. Ti tremano le... Difettose dalla nascita. Forse sei un po' debole di nervi. Tieni, bevi un po' di questo. Buono! Ma che cos'è? Che credevi che fosse? Ma perché ti sei fatto pulire da quei farabutti? Ti sei fatto pulire? Devono ancora nascere quelli che... che ne puliscono le tasche di Harry. Tu, a proposito, come ti chiami? Tim. Quanto hai perso là dentro? Spiccioli, Tim. Il grosso è qui. Pepite d'oro. Ma
Non credevo che le braghe fossero un posto sicuro. Le mie sì. L'ho visto. Se non arrivavo io ti toglievano anche le mutande. Ma dove le dovevo mettere? In una banca. Vai lì, depositi, ti danno una ricevuta e ci dormi tranquillo. Io conosco una banca che fa per te. E dov'è? A Pueblo City, sulla strada di Dayton. No, io non sono mai stato in una banca, non so come si fa. La sirena. Non si entra più, lo spettacolo è finito. E per un dollaro? Ricomincia. Ma come l'avranno pescata? Con un amo. Quando si sposa, è lei che va nel letto del marito o lui va nella vasca di lei? Ah, beh, è lui che va da lei. Se esce dall'acqua, lei muore. È vero? Ah, è verissimo. Lo vedi? È come un pesce. E dove deve stare un pesce? Nell'acqua. E dove deve stare l'oro? L'oro? In una banca. Anzi, a proposito di banca, senti, per quello che ti ho detto prima, dormici sopra. E domani mattina, se ti sei deciso, fai una corsa a Pueblo City. Mi troverai lì. Oh, Susanna, don't you cry for me. Ehi, scusate, questa è Pueblo City. Sì. Ne siete sicuro? Sicuro? Non sono tanto scemo di venire a fare lo sceriffo in una città che non conosco. Scusate. Cercate qualcuno? Sono tutti per i campi a lavorare. Vieni avanti, amico. E non lasciarti ingannare dalle apparenze. Mi sembra un po' malandato questo paese. Ti sembra? Dagli tempo un anno e sarà il paese più grande di tutto lo Stato. È un paese in espansione, sta sorgendo. Metti una sedia qui e stasera ci trovi intorno una casa. No. E la banca dove sta? È alle tue spalle. Una sede provvisoria. Entra, entra pure. Buongiorno. Più del 3% di interessi non gli do. Ti va bene il 3%? Il 3 per cosa? Tu depositi l'oro. E quando lo ritiri te ne danno di più. Di più? Allora, lo fate o non lo fate questo deposito? Non ho tempo da perdere. Te l'ho detto, è tutto provvisorio. La cosa, la cassaforte dov'è? Vuole sapere dov'è la cassaforte. È bravo il nostro minatore. Adesso glielo dico a lui dov'è la cassaforte. Nessuno lo sa. E io non parlo nemmeno se mi torturano. Banca seria.
16 once, ovvero $675. Non perdete la ricevuta. Bene, grazie, direttore. Grazie. Di niente, figlioli, andate tranquilli. E tu, dove vai? Ho gettato l'amo. Voglio vedere se il pesce è a bocca. L'amo? Ah, la sirena! T'ha incantato! Allora, buona pesca! Tanto ti ritrovo! Ti ritrovo, te la faccio pagare! Sono 3 giorni che ti cerco. Dove sei? Dove sei? Eccola lì! Eccola lì! Con me, pupa. Ehi, hey, bellezza, da mangiare. Avrà girato alla larga dal paese. Questo non taglia. Taglia benissimo. Hai ragione, taglia. Prendi. Ehi, portami un altro coltello. Non può essere andato lontano. Ecco, senti un po'. Sì, signore. Lo devo ritrovare, questo bastardo. Ma dove saranno andati? Dove sta la sirena? Quando sono andati via? 3 giorni fa. Dove sono andati? Di là, per Sennesto. Sì, certo. Hanno fatto una rissa. L'ho notato perché era disarmato. E dov'è andato? E chi lo sa? Li abbiamo buttati fuori. Continua. Ecco il suo amico. Domandatelo a lui dov'è.
Tu sei l'amico di Billy? Billy? Mai visto. Non l'hai mai visto, ma eri qui con lui a fare bordello. Ah, voi dite Tim. Billy. No, no, Tim. Tim o Billy, non cambia niente. Sai dove sia andato? Lo sto cercando anch'io per spaccargli la faccia. Non hai capito. Lo voglio io e con la faccia che ha. Me lo lasci? Mi chiamo Roger Pratt. Te lo ricorderai? Ora te lo ricorderai. Sapevo di trovarti qui. Salve, Harry. Ehi, giovanotto, il biglietto, 20 cents. Ehi, Tim, diglielo tu. Ladro, i miei soldi. La banca è sparita. Sparita? Ma no. Che disastro. Sì, per te! Harry, è pazzo! Fermalo, per carità! Ma ragioniamo. Sei sicuro che è sparita? Sì! Era una sede provvisoria. Ma guarda che bifolco! Anche la sirena è una fregatura! È pazzo! Zitto! Alla fine! Sì! Io voglio i miei soldi o t'ammazzo. Ma la metà l'ho dati ai miei amici della banca, poverini. Ai tuoi complici! Io voglio tutti i miei 675 dollari. Ma non ho più un centesimo, solo la vasca mi è costata 150 dollari. La vasca? Con i miei soldi? Li avevo investiti. Potevano diventare 10.000, 20.000. Allora non ci sono? Sono tutti qui. La vasca, il tendone nuovo, il carrozzone rimesso a posto. Allora, sono miei. La vasca, le... Che ci faccio? Che ci faccio con la vasca? Che ci faccio? Lo sai che ci faccio? No, fermo! No! Costava 150 dollari! No, no, il tendone! Il tendone nuovo, 150 dollari! Scusa! Guarda, mi hanno rovinato tutto, maledetti! Maledetti! Vieni via! Verniciatura, rimessa a posto dal carrozzone, altri 50 dollari, il conto è pari! Non per me! Ci sono ancora due schiaffi che ho preso per colpa tua! Ed è chi? Da un certo Roger Pratt. Che fregatura gli hai dato? Oh, vecchia ruggine. Nemmeno me la ricordo. Sei mesi in miniera. Per il mio bel reggio.
ranch? E qual è il ranch? Quello che ho ereditato dal mio vecchio. Prima che morisse gli avevo giurato che l'avrei rimesso su. L'erba verde, cavalli, vacche, conigli. No, conigli no. Beh, però i conigli fruttano. Carne, pelliccia. No. Come vuoi, il ranch è tuo. Ehi, dove vai? Li rivuoi o no i tuoi soldi? Certo che li rivoglio. E allora andiamo. E giuro sull'anima di tuo padre che li riavrai. Va bene. Monta. E non credere di fregarmi ancora. Fatti a vestire. Tim! Tim! Addio! Ti comprerò una vasca nuova di cristallo di oca. Ha! Ha! Oh! Hai paura che scappo? Tu sei armato e io no. Si vive poco in questo paese senza pistola. Potevo anche spararti e facevo bene. E avresti sparato a un uomo disarmato? No. Lo vedi? Che fine hanno fatto Jesse James, Rick Hitchgold e i fratelli Gaspers? Erano i tiratori più svelti di tutto l'West. E dove sono adesso? Morti. Nessuno di loro è arrivato a 30 anni. No, no, niente pistole per me. Preferisco usare il cervello. C'è meno concorrenza. Va bene, allora usalo per ritrovare i miei soldi. È quello che sto facendo. Comunicare anche con Boston. Io c'ho una zia che vive a Boston. Ah, ma certo, con Boston, con New York, Philadelphia, Washington. No, Washington, no, non t'allargare. Anche con Washington. Beh, a chi l'onore di essere il primo? Attenzione alla scossa, bambina, con quel filo. Ti sta ferma? 20 senza parola per comunicare. Ma c'è anche la risposta? Ma certamente che c'è anche la risposta. Andata e ritorno. Questo è il progresso. Ehi, che maniera! È un certo. Scrivi. Dimmi dove sei, vacca bugiarda. Vacca che? Bugiarda è mia moglie. Ti ritrovo, sai, te e Forrest. Torna a casa o ti sparo, a te e a lui. Ecco. Va bene, intanto che batto, pagate l'incaricato. Dimmi dove sei, vacca bugiarda. Lo volete o no mandare un ringraziamento a nome della comunità, eh? Per noi va bene, basta che non costi caro. Ah, signor Presidente degli Stati Uniti, Rutherford Richard Franklin... Non c'è bisogno, lui lo sa come si chiama. Volete fare bella figura o volete badare al centesimo? Dunque, questo centro... di civiltà, virgola. Ma come? Si paga anche la virgola? Ma certo che si paga. Cos'è la virgola? Ha fatto di noi cittadini fino ad oggi sperduti
e virgola. Ma come? La linea finisce qui. No. Ehi, che state facendo? Niente. È una trovata di certi tipi. Sono due. Dicono che hanno messo il telegrafo, però io credo che siano due truffatori. Parlami un po' di questa storia. Sono molto curioso. 21, 22... Io vado a dare un'occhiata in giro. Mi raccomando, non toccare niente. No, no, no. Punto, 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 linea, punto, punto, punto. Allora, tua moglie sta molto bene. Permettete? Sì. Perché? Sta andando bene. Sbrigati. Ehi, ma dove andate? Ah, c'è un guasto sulla linea. Aspetta, l'ufficio è chiuso. Ma come? Dai, forza! Eccoli là, sono loro! Nascondi i cavalli, dai. Separiamoci. Voi da quella parte e voi venite con me. McDonald, ci hai lasciati, ma non per sempre. In questa terra vivremo nella certezza di ricongiungerci a te nella gloria eterna del Signore. Ci hai lasciati in questa valle di lacrime che tanto dolore. Non abbiamo tempo da perdere.
Ma tu, con il generoso slancio del tuo amore, hai saputo sopportare e perdonare. Guarda un po' chi c'è lassù. Che... E voi tutti presenti, dimenticate il male che questa povero Jack, semmai nella sua limpida esistenza, egli fu capace di fare del male. Ma io dico a voi che mi udite, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi A chi ti percuote la guancia, oggi anche l'altra guancia. Che stiamo a fare qui? La vedova. Quale vedova? La vedova del cosiddetto Jack McDonald. Perché cosiddetto? Sai qual era il suo vero nome? No. Grilletto Jack. E beh? Ma come? Non hai mai sentito parlare del colpo alla banca di Abilene? No. $5,000 in oro. Erano in sei. I federali ne beccarono cinque. Grilletto Jack sparì con i $5,000 in oro e nessuno l'ha mai più ritrovato. E come sai che Jack McDonald era Grilletto Jack? Oh, mi senti, se vuoi andartene, fa pure. Io ti regalo l'incasso di quel maledetto telegrafo e così siamo pari. No, tu non mi molli, io voglio i miei $675. Te ne sto offrendo molti di più. Con $5,000 in oro si può comprare una mandria di 2,000 capi. Ma 2,000? E anche un allevamento di conigli. No, conigli. Salvo ancora una volta. E tu credi davvero che Grilletto Jack abbia... Ah sì, certo. Il malloppo deve essere nascosto da qualche parte. E se la vedova lo sa, finirà col dirmelo. E perché lo dovrebbe dire proprio a te? Egli fu sempre nostro maestro. Lo so io. D'accordo. Ma se questa volta provi a fregarmi, io ti faccio pagare tutto, il vecchio e il nuovo. Va a prendere i cavalli. Sì. La traccia luminosa del tuo passaggio, stella cometa del nostro malinconico andare. E non temere, la tua vedova, inconsolabile per la tua dipartita, sarà per noi come una sorella. Il suo dolore sarà da noi confortato. Addio, Jack. Addio. Addio, Jack. Che bel sermone. Grazie, figliola. Poveretta, così giovane. Come farà? Voi conoscevate Jack? Eravamo amici fraterni. Oh, che perdita. Povero Jack. Che brava persona. E che bell'uomo. Ma lo trovavate bello? Beh, nel suo genere, un tipo. No? Vi ringrazio delle vostre parole di conforto. Arrivederci, signor... Tim Hawkins. Il mio nome è Dorothy. Oh. Ma che avete? No, nulla. Stanchezza, suppongo. Oh. Ho galoppato tutta la notte per venire al funerale di Johnny. Di Jack? Sì, di Jack. Sono talmente stanco che confondo i nomi. Vi preparo un caffè, venite. Oh. Ah, carino qui. Vivete sola? Adesso sì. Su, basta con i pianti. Jack non vorrebbe vedervi così. Mi diceva sempre: sta allegro, Tim. La vita va presa allegramente. Vi faccio il caffè.
E se c'è anche qualcosa da mangiare? Era per lui, povero Jack. È successo tutto così all'improvviso. Gli piaceva tanto il tacchino. Diceva sempre, quando sarò morto, non voglio musi tristi. Ma dovrete festeggiare il mio funerale con un bel pranzo. Davvero diceva così? Ah, certo. Cosa c'è? Come va con la vedova? E come vuoi che vada? Ma senti, io... E come va, Dorothy? Bene, ma mi sento così triste. Anch'io. Ma bisogna farsi coraggio. Il malloppo è nascosto lì, in giardino, sotto l'albero. Mentre io distraggo la vedova, tu scava. Io scavo? Ma sei sicuro? Certo, tu scava. Io scavo? Che vita infelice, senza mai potersi muovere da quella sedia a rotelle. Ma ora il Signore Dio gli avrà già restituito l'uso delle gambe. Credete? Ormai corre per i pascoli del cielo. Speriamo. Sì. Come avete detto? Jack sulla sedia a rotelle. Da quando? Rispondete! Da quando non camminava? Da quando aveva 7 anni, cadde dall'asino. Cura!
Tim! T'ammazzo! Che? Dove sei? Dove sei? No! Calma, Harry! All'ora di fare i conti! No! Ma che fai? Aiuto! Quei due mi stanno distruggendo la casa! Chiamate lo sceriffo! Chiamate lo sceriffo! Dalla tentazione, signore Dio! Sceriffo, fino a quando stiamo in questa fogna? Avete distrutto una casa. Avete scavato una buca fino all'inferno. Avete disonorato la città. Ho capito perché stiamo dentro, ma come si fa per uscire? Dovete aspettare la sentenza del giudice o pagare $60 di cauzione. Ah. 30 a testa. Sono $66. Bene, 30 per uscire e 36 per ubriacarmi. Ma come, per me non paghi? No! Allora te ne vai? Sì. E mi lasci qui? Sì. Povero Harry. Buona fortuna. Ne avrai bisogno. Guarda un po' chi c'è. Come te la caverai? Io me ne frego di quelli. Ce l'hanno con te, non con me. Io non li conosco. Ma loro conoscono te. E non ti sarà facile con quelli in giro da solo. E con te invece sarebbe facile? Sì. Allora vogliamo aprire? Ecco i $60. Niente pistola però. La riavrete dopo il processo. Allora non vieni? Ho pagato! No, non adesso. Usciamo di notte, è più sicuro. Svegliami fra 6 ore. Quanto abbiamo fatto oggi? $2.20. Salve. Tu, disgraziato, hai pure il coraggio. Non gridare. Si salutano così gli amici. E pensare che sono qui per aiutarti. Mi hai aiutato una volta e mi basta. Vattene. Shh, e sta calmo.
Io ti propongo di rimetterci in società, eh? In società con te? Ma fossi matto! Ma allora vuoi sputare sulla fortuna? Vuoi continuare a vivacchiare in questi paesi miserabili? Io ti do la possibilità di andare verso le grandi città. Attacca i cavalli, uomo fortunato. Io non attacco niente. Perché tanta fretta? Perché qui c'è un pubblico rozzo. Non apprezza neanche la sirena. Sicuro, ha ragione. Partiamo. Va bene, ma con quali soldi? Io ti offro molto più dei soldi. Ti offro un numero per conquistare la folla. Un nuovo talento, un grande artista. E chi è questo fenomeno? Chi è questo fenomeno? Ed ora un nuovo, incredibile numero. La salamandra umana, che si nutre di fuoco alla stessa maniera con cui voi, gentili signori, divorate il vostro spezzatino con fagioli. Le sue viscere sono foderate di amianto. Se ci hanno inseguito potrebbero riconoscermi. Ma che scaturisce dalla sua gola infernale. Ci ho già pensato. Ed ora, ecco a voi, la salamandra umana! Dai, tocca a te. Pochi istanti, cortese pubblico! E da te! Sono qui, li ho visti. Ma dove è Tim? Sei pazzo. Perché? Può arrivare Slim. No, non può. No, ti prego. Su, sta buono. Basta, sei proprio matto. Sì. Adesso ti fermerai, vero? Sei di nuovo nostro socio. No, ci lasceremo presto. Non appena usciremo da questo stato. C'è un ranch dalle parti di Jubilee Creek. Harry l'ha ereditato dal padre. Voglio andare con lui, perché penso a quel ranch come se fosse anche mio. Roger! L'ho trovati! Scappa! I vestiti! Ma dove scappate? Fuoco! Disgraziati, quei bruciatori! Oh!
così. Se no, mio padre non lo riconosce e mi chiede chi mi hai portato, Roger. Allora, di, sei contento di rivedermi? Anche Patty aspetta. Non hai idea di come ci tenga a vederti mentre ti scavi la fossa. Del grosso cosa ne facciamo, Roger? È un peso morto. Per ora è solo un peso. Morto lo sarà tra poco. Io cosa c'entro con lui? Sei suo amico, no? Guarda che fine fanno i tuoi amici. E non verrà neppure al tuo funerale. Avanti. Siamo arrivati al nostro ranch e te li avrei fatti anche allevare. Che cosa? I conigli. Dici così perché hai una corda al collo? No, no. Dico sul serio. Beh, sarà per un'altra volta. Quello ti è scappato. Sono 6 colpi. Uno per la corda e 5 per gli amici. Ma allora tu spari. Se sono costretto. Mi tremano le mani. Preferisco usare il cervello. Bravo. Cerca di capire, Harry. Io non potevo farmi riconoscere. Quando sparo è come se lasciassi la firma. Allora chi sei? Mi chiamano Billy Boy. Billy Boy? Ero in Virginia con la banda di Samuel Pratt. Un bel giorno decisi di piantare la baracca, di cambiare vita. Il vecchio Pratt non la prese bene. Mi mandò degli uomini addosso. E allora? Due erano suoi figli. Due buone pistole. Erano?
Che dovevo fare? Gli ho sfoltito la famiglia. Non vuole che l'uomo lavori. Se no, perché gli avrebbe dato tutta questa abbondanza? Mio padre mi diceva sempre che l'uomo è fatto per lavorare. Il mio invece parlava poco. Ricordo che sul letto di morte mi disse: mi viene un'idea. Che idea? Ah, non lo so. Morì. Presto ce ne staremo tranquilli nel nostro ranch. Nostro? È mio. Beh, ne ho meritato un pezzo, no? Se riusciamo ad arrivarci. Ah, ci arriveremo, sta tranquillo. E mi metterò a costruire la conigliera. Conigli niente! Ma come, rinneghi quello che hai promesso? Sì. Le promesse fatte col cappio al collo non valgono. E tu sei un bel figlio di cagna. Quante volte ti ho detto di non chiamarmi più così? Ma se è la prima volta che te lo dico. Ma sì? Allora scusa. Dove è diretto il carro? Ritira l'oro della miniera di San Juan e lo porta al Laredo. Da bere. Juanita. Un carro pieno d'oro. E dire che sarebbe così facile. Che cosa? Prendere quell'oro. Beh, se fosse proprio così facile ci sarebbe riuscito Brent Boncore. Ci ha già provato. Lui vive con questa idea fissa. E chi è Brent Boncore? Quello là. Parliamogli. Chissà, forse assieme con noi. No, non è più roba per me. E poi, non metterti mai con la gente fissata. Dici davvero che sarebbe così facile? Cosa? Prendere quell'oro. Cosa distingue i trasporti della Wells Fargo? La scritta, no? E se tu scrivi la stessa cosa su un qualsiasi carro e la mattina arrivi prima della vera Wells Fargo alla miniera, cosa succede? Dormono tutti. Ti danno l'oro. Ah, sì. E senza sparare un colpo. Quando c'è questo. Allora facciamolo. No. Mai, mai sentita un'idea così bella. Ma come ti è venuta in testa? Ma così. Pensando. Oh, si vede che hai molto cervello, eh? Oddio. Ma niente spari, eh?
Non c'è bisogno della forza quando c'è questo. Visto? Facile, eh? Sì, facile. Ehi! E quelli chi sono? La scorta militare. E tu lo sapevi? Lo immaginavo. È oro del governo. Ma non preoccuparti. Il più è fatto. E per merito tuo. Salve. Siete nuovi voi due? Il primo viaggio, tenente. Allora, andiamo. Fermo e me la squaglio. No, non puoi, ormai ci siamo. Davanti. Ma che cosa ne facciamo di quelli? Stacca, ho anch'io un'idea. Ma tu sei matto. Più avanti. Ma che hai fatto? Ferma! Sì! Fermo! Sì! Ma sei impazzito! Te l'avevo detto di non sparare! Oddio! Oddio! Una scorta militare! Lo sai che succede? Si impiccano! Sei veramente pazzo! Ti ringrazio, hai avuto veramente una buona idea.
Addio, amico. Combinato, bestione. Beh, però le cassette sono qui. Già. E anche lo sceriffo è qui. Dai, monta. Buoncuore ci ha provato un'altra volta, l'ultima. Sceriffo, l'ora è qui, è inutile inseguirle oltre il confine. Sarebbe la tua eredità. Manca solo il bestiame. Coraggio. Andiamo a dare un'occhiata a questo famoso ranch. Vecchio se n'è andato, è un po' abbandonato. Lo credo, ha preferito morire piuttosto che vivere in un posto simile. Su, diamoci da fare. Fra un anno questo sarà il più bel ranch di tutta la zona. Vedo una distesa di grano. Oh. Dove? Fra un anno. Oh. Faremo parlare.
Aiutatemi! Aiutatemi! No! No! Non c'è nessuno qua dentro! Dove sono? Chi? No! No! Dove sono andati? No! No! Fermo! No! Le donne sono più loquaci! Portatemi la donna! No! Lasciatemi! Forza tu! Lasciatemi! Forza! Mare! Andiamo! No! 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 Dimmi dove sono andati quei due. Non lo so, è da tanto che non li vedo. Non farmi ripetere la stessa domanda. Che cosa volete da me? Che cosa volete farmi? No! No, vigliacco! No! No! Piace essere carezzata, bambina. Lasciatemi, non so niente, non so niente. Mi dicono che le sirene sanno cantare. Bambina. No! No! Tuo padre si diverte, eh? Le donne sono una gran tentazione. Ho sentito Jubilee Creek, un ranch, credo. È vero, le sirene cantano. Quella maledetta volpe. Vieni qui, si mangia la carne. E questa tagliola non scatta mai. Non prendertela, prima o poi funzionerà. Il tetto è a posto adesso. Guarda un po', regge anche un bue. Un bue, non un somaro. Dia una lampada. Ecco. Grazie. Occorre altro? Sì. Vorrei quell'oliatore. E con questo sono $15.20. Harry? No, signora Loines. Con gli altri $55 che le devo sono $70.20. Li metta sul mio conto. E va bene. Vedrà. Non si pentirà di avermi fatto credito. Arrivederci, Tim. Sì, va bene. Quanto viene? Arrivederci. Salve. Thank you.
E con questa sono sei. Possiamo anche avere ospiti. Ehi, ma che fai? Sei impazzito? Rompi il... Gli ospiti sono arrivati. Lasciali perdere! Harry! Harry! Alza le mani, Billy! Ammazzerò subito. Voglio sentirti invocare la morte. Roger! Sì, pa? Divertiti! Slacciati il cinturone, Billy! Ah, ah!
detto, Roger. Se abbasso le mani sei un uomo morto. Ha ragione tuo padre, Roger. Vieni a levarmelo tu. Questa volta la tagliola. Harry! La casa. Puoi ricominciare? Come puoi? Da solo? Sì, Harry. Io me ne vado. Scusami. Non ti ho portato fortuna. Tim! Aspetta! Vado anch'io da quelle parti!